soluzione già ce l'abbiamo. Noi possiamo costituirci in cooperativa, possiamo essere imprenditori di noi stessi, perché non abbiamo bisogno di chi la mattina ci deve dire ciò che fa, perché noi già lo sappiamo. E abbiamo iniziato questa esperienza innanzitutto nell'occupare la nostra fabbrica, perché lì è il luogo che ci appartiene ed è nostra. Anche perché nel frattempo avevano incominciato ad avere degli atti di vandalismo in quella fabbrica, e abbiamo anche dimostrato che noi volevamo tutelare il nostro bene, e ci siamo costituiti pure in cooperativa con l'aiuto anche di Gigino, come dovevamo fare, però sempre mantenendo fermo il nostro progetto, che noi avevamo una nostra soluzione. Quando noi ci siamo confrontati anche con le istituzioni, non è che ci siamo pegati addosso, abbiamo detto solamente che le istituzioni dovevano solo avvalere il nostro progetto, perché la soluzione noi già ce l'avevamo. Quando loro ci dicevano che era meglio se noi avessimo trovato un altro imprenditore che era più affidabile, noi dicevamo: semmai se gli imprenditori chiudono, se ne scappano con la cassa, e la procura sembra che è sorda e cieca su questo, dov'è che danno fiducia? Dov'è che ispirano più fiducia? Si sono scontrati loro, abbiamo fatto sì che loro si scontravano vicino al muro, e sono stati costretti ad avvalere il nostro progetto. Il nostro progetto è l'auto-organizzazione del lavoro. Noi ci crediamo, tant'è vero che siamo da 8 mesi in occupazione e la vertenza sta in un buon stato avanzato. Ora stiamo già sviluppando, con l'aiuto di altri compagni, di come acquisire direttamente noi il cavallo, di comprarcelo a tutti gli effetti, e di fare una forzatura verso il tribunale. Noi ci crediamo e ci riusciamo. Questa cosa comporta? Comporta che comunque già stiamo prospettando che il più è fatto, ma davanti a noi c'è la responsabilità di essere e di fare quel passo, di essere classe dirigente, di far vedere che poi noi siamo capaci di portare avanti una fabbrica, un'industria, e che realmente non abbiamo bisogno di questi padroni. Non è difficile questo.